Ciao ragazzi e benvenuti a questa video lezione nella quale parleremo dei verbi attivi, passivi e riflessivi propri. Tale argomento lo potete trovare alle pagine 206, 207 e 208 del libro di grammatica. La forma del verbo. Allora, il verbo può avere una forma attiva quando il soggetto compie l'azione, cioè il padre rimprovera Paolo. Può avere forma passiva quando il soggetto subisce l'azione, cioè, come nell'esempio, Paolo è rimproverato dal padre. La forma riflessiva, invece, la abbiamo quando il soggetto e l'oggetto coincidono, ovvero nella frase Paolo si lava. Poi vedremo con calma di cosa si tratta. La forma attiva. Allora, la forma è attiva quando il soggetto compie l'azione o si trova nello stato indicato dal verbo. Vediamone un esempio. Allora, con i verbi transitivi troviamo appunto Giorgio scrive un diario. In questo caso, vedete, è Giorgio che prende parte attiva all'azione, di fatto scrive un diario. Nel secondo caso, invece, abbiamo i verbi intransitivi. Quindi Giorgio corre. Vedete, nel primo caso c'è un complemento oggetto, nel secondo caso invece un complemento oggetto non c'è perché il verbo è intransitivo. La forma passiva. La forma è passiva quando il soggetto subisce l'azione indicata dal verbo. Ad esempio, nella frase il diario è scritto da Giorgio. Vedete, il diario subisce l'azione, mentre invece è Giorgio che di fatto rappresenta il soggetto logico. Quindi è Giorgio che effettivamente scrive il diario, ma in questa frase il diario è il soggetto grammaticale e che subisce l'azione. Attenzione perché la forma passiva è possibile solamente con i verbi transitivi, quindi quelli che reggono il complemento oggetto. Con i verbi intransitivi, invece, questa cosa non è possibile, quindi non è possibile avere una forma passiva. Come si passa dalla forma attiva a quella passiva? Allora, vediamo un po' questa frase. Il soggetto è Paolo, il verbo attivo è invia, il complemento oggetto è un messaggio. Vediamo, il complemento oggetto diventa il soggetto della frase, quindi un messaggio. Il verbo attivo viene trasformato in passivo e diventa è inviato. Il soggetto diventa complemento d'agente, che rendiamo con l'espressione da Paolo. Quindi la frase attiva Paolo invia un messaggio, al passivo diventa un messaggio è inviato da Paolo. Allora, quali sono i modi? Ne consideriamo due, ce ne sono anche altri, ma andiamo, diciamo, per gradi. Modi per rendere la forma passiva. Allora, utilizziamo le voci dell'ausiliare essere più il participio passato del verbo che andiamo a rendere passivo. Allora, amano è la forma attiva, terza persona plurale del presente indicativo. La trasformiamo in sono amati, quindi mettiamo l'ausiliare del verbo essere al presente indicativo e ci aggiungiamo subito dopo il participio passato del verbo amare, concordato ovviamente con il soggetto. Stessa cosa con ameranno. Ameranno, futuro semplice del presente indicativo, terza persona plurale, sarà trasformato in saranno amati, quindi forma passiva, stesso procedimento. Possiamo utilizzare eventualmente anche il verbo venire al posto dell'ausiliare essere, per esempio. Un messaggio inviato da Paolo può essere reso anche con un messaggio viene inviato da Paolo, quindi di fatto sostituendo al verbo essere il verbo venire. Attenzione però, la trasformazione della frase da attiva a passiva può avvenire solo se nella frase attiva è presente un complemento oggetto. Se il complemento oggetto non c'è, ovviamente non posso trasformare la frase attiva in passiva. Per esempio, se ho questa frase, Sara mangia, anche se il verbo è transitivo, non c'è un complemento oggetto, quindi non posso trasformarla in frase passiva. Non posso scrivere Sara è mangiata, va bene? Altrimenti il senso non è più quello.
La forma riflessiva. Allora, la forma riflessiva propria, la chiameremo così, specificando che si tratta della forma riflessiva propria, esprime un'azione che ricade e dunque si riflette sul soggetto. Vediamo che cosa si intende. Allora, io, vedete, soggetto. Il verbo è lavo, complemento oggetto, vedete, me stesso. Come possiamo rendere in un italiano più colloquiale, quindi più corrente questa frase? Vedete, io si mantiene sempre nella stessa posizione. Vedete, mi, in questo caso anteponiamo il complemento oggetto con una forma atona, adesso vedremo, e lavo viene posposto, viene messo dopo il complemento oggetto. Vedete, io mi lavo. Questo è un esempio di frase riflessiva propria, cioè io lavo me stesso. Vedete? Il soggetto sono io. Chi è che subisce l'azione? O meglio, chi è, su chi ricade il verbo? Sempre su me stesso. Quindi io lavo chi, che cosa? Me stesso. Io mi lavo. Vedete, noi utilizziamo per le frasi, per la forma riflessiva, i pronomi personali atoni. Quelli tonici sono appunto me, te, se, ok? Allora, io, vedete, all'io corrisponde mi, a tu corrisponde ti, ad egli corrisponde si, a noi corrisponde ci, a voi corrisponde vi, a essi corrisponde si. Quindi, vediamo, io mi lavo, tu ti lavi, tu lavi te stesso. Egli si lava, egli lava se stesso. Noi ci laviamo noi stessi. Voi vi lavate voi stessi. Essi si lavano, cioè essi lavano loro stessi. Bene, la video lezione è finita qui. Mi raccomando, ascoltatela, prendete appunti e fate gli esercizi. A presto.